Allora, oggi dobbiamo parlare della misura di Lebesgue in Ateneo. Allora, noi abbiamo visto che cos'è una misura positiva in generale e alcuni risultati che valgono rispetto a tutte le misure positive. Adesso ci dobbiamo porre il problema di costruire un'adeguata misura in Ateneo. Questa è la misura di Lebesgue. Qua stiamo parlando dell'inizio del Novecento, sostanzialmente. Questa la moderna teoria della misura pagava 100 anni fa, qualcosa di più. Allora, cominciamo, se vi ricordate poi il paradosso di Banach-Tarski di cui abbiamo parlato l'altra volta, era del 24. Quasi 100 anni. Ok. Allora, per prima cosa, definiamo che cos'è un intervallo di Arrhenius. Stiamo in Rn. Allora, un punto x avrà coordinate x1, xn, o facciamo i precisi, mettiamo trasposto perché i colpi vettori si devono mettere sempre verticali, però siccome il foglio si scrive in orizzontale, allora uno ci scrive così, si scrive così. Allora, che cos'è un intervallo I? L'intervallo I è un prodotto cartesiano del tipo di intervalli semiaperti a destra. Ricordate, noi usavamo gli intervalli semiaperti a destra in R, e facciamo la stessa cosa in Rn. A1 di 1 cartesiano A2 di 2 cartesiano di tutti AN di 1. Dove ovviamente AI è minore qua, è minore del bigonì. Andiamo a definire perché si prendono segni aperti a destra questi intervalli. Molto semplice. Pensate al caso di R2. Quando io prendo l'intervallo di R2, questo è un rettangolo, infatti questi si chiamano intervalli o rettangoli. Intervalli se prendiamo la terminologia dalla dimensione 1 e rettangolo se prendiamo la terminologia dalla dimensione 2. Quando vado a fare il prodotto cartesiano di due intervalli semiaperti a destra, avrò nel rettangolo questi due lati qua, questo lato qua non c'è, questo lato qua non c'è, questo punto non ci sono. È molto semplice perché se io, per esempio, devo attaccare a questo intervallo, faccio l'unione di questo intervallo con un altro intervallo che riparte da qui, che mi succede? Mi succede che quando vado a fare l'unione i due intervalli non si sovrappongono, si giustappongono ma non si sovrappongono. Cioè questo lato appartiene a quello di destra ma non appartiene a quello di sinistra. Facciamo un altro esempio, sempre nel R2. Se io faccio l'unione di due rettangoli fatti così, che messi in una posizione un po' più generica, cioè che hanno un'intersezione non vuota ma che succede? Posso sempre farla diventare un'unione di, diciamo, di rettangoli a due disgiunti. Vedete? Questi rettangoli che adesso vado a nominare, allora 1, 2, 3, 4 e 5, qua i lati diventa difficile disegnarli perché
per esempio nel lato 5, questo lato qui appartiene al rettangolo 5, non appartiene al rettangolo 3 e 4. Però suddividendo in maniera opportuna posso sempre far sì che quell'unione sia fatta da rettangoli a 2 e 2 disgiunti. Questo, se li prendevo aperti o li prendevo chiusi, non lo potevo fare, perché se li prendevo aperti, diciamo, ci stava il lato in mezzo che non riuscivo a coprire. Se li prendevo chiusi e coprivo il lato in mezzo, però poi c'era il lato in mezzo apparteneva a tutti e due, quindi ve ne rendete subito conto. Quindi si prendono semi aperti per comodità. Ora cominciamo a definire la misura dell'intervallo I. La misura dell'intervallo I non è altro che la produttoria per I che va da 1 a n di V con I meno A con I. Cioè sarebbe V con 1 meno A con 1 per V con n meno A con I. Quando detto fin qua, coincide perfettamente con quello che abbiamo fatto l'anno scorso per la misura di Riemann. La misura di Riemann. Dovremmo averlo detto. Quindi fino a qua non cambia niente. Adesso diamo le seguenti due definizioni. Un plurintervallo P in Rn è un'unione per H che va da 1 a K di I con H, I con H. Quindi un'unione finita di intervalli si chiama plurintervallo. Si dice plurintervallo o plurirettangolo. Osservazione, questa è quella che abbiamo fatto prima in R2 con un'unione di 2, però si può fare in Rn con un'unione di un numero finito. Qual è l'osservazione? Se P è un plurintervallo, esistono, allora, questi qua sono intervalli chiaramente, non so se l'ho sottolineato abbastanza, un'unione finita di intervallo. Esistono I1, I, K, intervalli da di V, I, H, intersecato di J, intersecato di A, uguale a V, su J, diverso da H, e da di V, sia l'unione per H che va da 1 a K. Cioè un plurintervallo si può sempre scrivere come un'unione di intervalli a 2 e 2 disgiunti, no? Rimuovendo i pezzi in comune, cioè, le intersezioni a 2 e 2 sono intervalli, allora io spacco questi intervalli in tanti intervallini in maniera tale che quando prendo ciascuno di questi intervallini stia in uno solo, diciamo, conto una sola volta, quelli che stanno all'intersezione di più li conto una sola volta, e quindi a quel punto le intersezioni a due, diciamo, gli intervalli sono due due disgiunti. In tale situazione si definisce la misura di P. Guardate che io qua non sto usando mai la n, perché la n l'ho usata per la dimensione.
quindi perciò tutti gli indici si chiamano H, K, J, R. In tale situazione la misura si definisce come la somma per J che va da 1 a N, o H che va da 1 a N, della misura, cioè quando l'unione è disgiunta, chi è la misura del primo intervallo? La somma delle misure dell'intervallo. In questo caso, se questo c'ha area 5 e questo c'ha area 3, la misura dell'area dell'unione sarà 8. Se invece questo c'aveva area 5 e questo c'ha area 5 pure lui, qua la misura dell'unione non fa 10, si fa 10 meno la misura dell'intersezione. Poi vedremo più in generale il cosiddetto principio di inclusione e esclusione, vedremo tra oggi e domani. Qual è il punto fondamentale qua? Questo tipo di situazione non è affatto unica, cioè io questo lo posso spaccare come mi pare in intervallini a 2 e 2 disgiunti. Però io ho detto, ogni volta che un primo intervallo è un'unione di intervalli a 2 e 2 disgiunti, la misura del primo intervallo è la somma delle misure di intervallo. Ma se lo faccio in un modo o se lo faccio in un altro, io vorrei che la misura non cambi. E in effetti non cambia. Non cambia perché sostanzialmente, pensate al caso dell'area in R2, cioè non è che se voi spaccate qua e fate l'area di sopra più l'area di sotto, sembra l'area di prima è. Però la dimostrazione formale richiederebbe una ventina di minuti e sarebbe soltanto appunto una sequela di indici, quindi non la facciamo. Quindi questa definizione, si dice in matematica, è una buona definizione perché non dipende dal modo in cui prendi lo spacchio. Se lo spacco in un modo, lo spacco in un altro modo, la definizione mi dà lo stesso risultato, la misura non cambia. Quindi fino a qui, ma fino a qui il tutto coincide perfettamente con quello che abbiamo detto l'anno scorso, prima e prima già. Ok? Adesso andiamo a vedere come si fa in generale. Se vi ricordate, almeno come concetto lo devo aver accennato l'anno scorso, adesso per definire l'integrale di Riemann, uno approssima la misura di Peano-Jordan, approssima un insieme da dentro e da fuori con i due intervalli. Il problema è che se si fa in questo modo, già l'abbiamo fatto in R per esempio, in R l'abbiamo fatto in maniera dettagliata, vabbè, là l'avevamo fatto per le funzioni, no? Da sotto e da sopra con le funzioni a scalino. L'integrale risulta solo finitamente additivo, la misura risulterebbe solo finitamente additivo e non risulterebbe numerabilmente additivo. Proprietà che, se vi ricordate, noi abbiamo detto che le misure positive devono essere numerabilmente additive. Quindi la misura di Peano-Jordan non è una misura. Chiaro? È una misura finitamente additiva. Cioè non ci potete così passare da dentro a fuori l'esempio. E allora come facciamo? Allora si fa in due passaggi. Allora, prima si prende definisce la misura degli aperti. Allora, prendiamo A contenuti in Rn aperto, allora si va a definire, vediamo che più un po' più a destra così, se no magari la telecamera non lo dico. Si va a definire la misura di A come l'estremo superiore per P contenuto in A
vabbè, scrivo per esteso che meno. Esterno superiore delle misure di P, tale che P è un plurintervallo e P è contenuto in A. Ok? Questa è la situazione. Quindi, noi definiamo la misura degli aperti come l'estremo superiore fatto solo da dentro. Quindi gli aperti li approssimiamo solo da dentro. Ci abbiamo dei buoni motivi per approssimarli solo da dentro? Sì. Allora, l'osservazione qual è? L'osservazione, prendiamo A contenuto in Rn aperto, esiste una successione P con H monotona non decrescente. Che significa P con H contenuto in P con H più 1 per ogni A, P con H in plurintervallo. Tale che A non è altro che uguale all'unione per H che va da 1 a infinito del P con H. Quindi questo non lo dimostriamo, però sostanzialmente il motivo per cui questo si può fare con una successione per qualunque aperto, vabbè, io l'aperto lo disegno così, l'ho disegnato con la puntiera tratteggiata, è che per ogni punto c'è un intervallino, siccome insieme aperto ogni punto è interno. Per ogni punto c'è un intervallino che contiene il punto e il contenuto dell'aperto. Questo intervallino io lo posso prendere a coordinate razionali. Allora, se lo prendo, perché? Perché anche se non fossero questi, qua, vediamo nel caso di R2, qua se queste due coordinate sulla X e queste due coordinate sulla Y non fossero razionali, sposto poco poco, diventano. Quando vado a prendere tutti i primi intervalli che hanno estremi che hanno coordinate razionali, questi sono una famiglia numerabile. Quindi vado a prendere quelli che sono contenuti in A e li posso mettere in una successione. Poi prendo il primo, prendo questa successione, prendo il primo, prendo un milione del primo e del secondo, prendo un milione del primo, secondo e terzo, questi sono più intervalli che mano a mano mi mandano A, la cui unione fa tutto A. Questa è la dimostrazione. Però è una dimostrazione di carattere prettamente matematico, fa riferimento a questa proprietà e basta sapere. Cioè quest'unione si può realizzare con una successione tra l'altro monotona. A questo punto la misura di A con chi coincide in questo caso? Cioè, perché là ci va, quello è, lo dobbiamo supporre per forza, perché? Perché in questo caso deve essere il limite delle misure del P con A, o no? Ricordatevi le proprietà delle misure, la misura deve passare al limite sulle successioni che scende insieme. La misura dei primi intervalli già la sappiamo fare, A è l'unione dei primi intervalli, la successione è monotona, questa deve essere per forza qua questa. Ma questo limite praticamente coincide con quell'estremo superiore. Il fatto di scrivere estremo superiore è più comodo perché così non devo indicare una particolare successione. Ma o faccio questo limite o faccio quell'estremo superiore è la stessa cosa. Perché? Beh, che questo limite sia minore di quell'estremo superiore è banale, perché là ci stanno tutti, qua ci sta solo la successione di P con H. Viceversa, siccome l'unione di P con H fa tutto A,
se io prendo un intervallo fisso, diciamo ben contenuto in A, a un certo punto un'unione finita di questi contiene quello, e allora l'ultimo di questi con la successione monotona contiene quello, quindi questo limite è maggiore o uguale alla misura di P per ogni un intervallo P ben contenuto in A. Adesso vi spiego che significa ben contenuto in A. A quel punto da quello segue che la disuguaglianza opposta, però ripeto, l'ho detta a parole ma non lo voglio mettere per iscritto, così non lo devo neanche dire. La seconda osservazione, quindi praticamente quando abbiamo un aperto, che la misura sia uguale a questa è una necessità, è una necessità. Quindi noi nel dare questa definizione non stiamo facendo nulla di male, perché se vogliamo quelle proprietà questo deve essere per forza uguale a questo. Poi chiaramente questo non vuol dire che le cose funzionino, magari io do questa definizione, do un'altra definizione, poi do la definizione in generale, do la definizione per i compatti, poi do la definizione in generale e poi magari le cose non funzionano. Invece si vede che funziona, ok? Osservazione: la misura di A risulta uguale all'estremo superiore delle misure di P, tale che P è plurintervallo e P è ben contenuto in A. Si scrive così, incluso il tuo nome. P è ben contenuto in A se solo se per definizione la chiusura di P è contenuta in A. Ok? Aspettate, cerco di... Scusate il rumore, ma così non è sempre. Ok. Adesso, allora, per quale motivo facciamo questo? È un fatto tecnico, perché mi serve per, ripeto, per esempio, prima mi serviva per far vedere che questo limite era uguale a questo. Che vuol dire? Allora, per esempio, pensate ad avere un quadrato aperto. Poi pensiamo di prendere un intervallo aperto qua dentro, un intervallo semiaperto su quest'angolo del quadrato. Allora vedete che l'intervallo è contenuto nel quadrato aperto, ma non è ben contenuto, perché di sopra, siccome è aperto e di lato, può arrivare fino sulla frontiera del quadrato grande. Ma se io lo stringo poco poco, che succede? Stavolta quando vado a fare, perché prima non era ben contenuto, quando andavo a fare la chiusura uscivo dall'insieme, adesso ho ristretto il là di pochissimo, ma quando vado a fare la chiusura sto tutto dentro A. Allora, perché si può fare? Perché se tu restringi i lati poco poco ovviamente ti allontani dalla frontiera e poi puoi chiudere, e ovviamente quando tu diciamo quella coefficiente di, chiamiamolo, diciamo di, come si dice, di compressione, lo prendiamo appena più grande di 1, poi lo facciamo tendere a 1, allora le cose, diciamo le misure tornano a essere quelle di prima, quindi quando andiamo a fare estremo superiore non succede nulla di diverso. Quindi invece di fare estremo superiore su tutti quegli intervalli contenuti in A, o lo faccio sugli intervalli ben contenuti in A, è la stessa cosa. E vabbè, allora usando queste proprietà si vede innanzitutto che la definizione di misura di A è ben definita. L'unico fatto che può succedere è che la misura di A può fare più infinito. Un aperto può avere misura illimitata. Io faccio l'estremo superiore, vediamo tutto Rn.
c'ha misura infinita. Questo può succedere. Andiamo a vedere invece come ce la caviamo con i compatti. Allora, questo lo faccio con la lavagna davanti. Come si fa? La misura di un compatto. Questa qui è l'estremo inferiore delle misure dei primi intervalli che contengono K. Oh, se volete anche qui si può fare un'osservazione. L'estremo inferiore delle misure dei primi intervalli tali che P ben contiene K. Ben contiene K che vuol dire se solo se per definizione la parte interna di P contiene K. Ok? Infine, sempre per i compatti, possiamo dimostrare anche la seguente osservazione: se K è compatto, esiste una successione bigonata monotona non crescente tale che K è uguale all'intersezione per A che va da 1 infinito di più. Perché non lo facciamo con i chiusi, lo facciamo con i compatti sto discorso? Vediamo un po' se qualcuno di voi c'ha in dubbio. Qual è la differenza tra chiusi e compatti? I compatti sono chiusi. Pure limitati, esatto. Cioè la differenza tra i compatti e i chiusi nel n è che i chiusi potrebbero non essere limitati, se sono limitati sono compatti. E perché è importante che siano limitati? Se no io i primi intervalli contenenti K non li trovo e questo sistema inferiore mi fa più infinito, perché semplicemente se prendo, per esempio, prendo un semipiano, ci sta un primo intervallo che contiene il semipiano? No. E quindi la... E uno dice, vabbè, qual è il problema? La misura farà più infinito. No, perché ci può anche stare un chiuso non limitato. Per esempio, prendete l'insieme degli x, y, tali che x appartiene a R e y è compreso tra 0 e 1 più x quadro. 1 fratto 1 più x quadro. Cioè il grafico, il sottografico, quello che sta tra l'asse e l'ascisse, è il grafico della funzione 1 fratto 1 più x quadro. Qua, se vi ricordate, se andate a fare l'integrale di Riemann, in senso generalizzato, di questa funzione qua, positiva, se vi ricordate, è la prima idea della tangente è l'integrale di Riemann. Che vuol dire che questa roba qui, questo insieme qua, si vede facilmente che è chiuso,
è illimitato, ma se deve avere una misura, quella misura deve farmi credere. Allora, se io prendo un chiuso e vado a dare la definizione in questo modo, il primo intervallo che contiene questo chiuso in R2 non c'è, perché questo è illimitato, e quindi la misura farebbe più infinita, non mi trovo. Quindi, quando vogliamo approssimare dall'interno, andiamo verso gli aperti, e quando vogliamo approssimare dall'esterno, degli insiemi buoni per essere approssimati dall'esterno sono i compatti. Perché? Perché per i compatti possiamo sicuramente dimostrare questa proprietà, è simile a quella di prima, giusto? E quindi da queste proprietà, che sono in qualche modo speculari a quelle, io posso ricavare che questa forma, diciamo, va bene, cioè, o quantomeno è coerente. Perché? Perché questa non mi dare questa definizione non mi preclude nulla, cioè se poi la misura non ci sarà in generale, vabbè, ho fatto un tentativo, è andato a buono, ma la misura deve passare al limite sulle successioni decrescenti di insieme. Sì, però uno deve avere misura finita, ma questo sul intervallo ce l'hanno misura finita. Quindi su questo si deve passare al limite sulle successioni decrescenti di insieme. Quindi, quando dico che questo è il limite, oppure in questo caso la misura di K in tale situazione chi sarà il limite pure lei delle misure di P1, ok? Perché? E deve essere per forza così, perché la misura deve passare al limite sulla successione dei crescenti insieme. Quindi non ho detto nulla che vada in qualche modo a contraddire quello che ho detto nelle prime lezioni che riguardano tutte le misure. Una volta che hai definito la misura degli intervalli, se vuoi misurare gli aperti, la misura deve essere questa, quella di prima. Se vuoi misurare i compatti, la misura deve essere questa. Per forza. È chiaro fino a qui? Poi, che si tratti di una misura, questa è un'altra varietà. Adesso dobbiamo andare a vedere come si va a dare la definizione di misura in generale. Perché, se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo visto che non tutti gli insiemi potranno essere misurati secondo le Lebesgue, perché le Lebesgue io voglio l'invarianza per rotazione e traslazione, quindi il paradosso di Banach-Tarski mi dice che, ma anche il risultato che abbiamo dimostrato noi, mi dice che già in R non tutti gli insiemi sono misurati. Attenzione! Però, prima di fare questo, che quando io parlo di aperti e di compatti, parlo di insiemi che possono essere molto strani, e faccio il seguente esempio. Facciamo questo esempio e quindi poi parliamo in generale. Prendiamo Q intersecato 0,1, prendiamo i razionali di 0,1. Se vi ricordate, questi sono una successione, l'abbiamo visto l'anno scorso. Prendevamo tutti i numeri da 0 a 1 e scrivevamo una frazione. Se ci volete mettere pure 0 e 1, ma è uguale. Ok? Se vi ricordate, no? Questa era, scriviamo tutte le frazioni, prima quelle col denominatore 1, denominatore 2, poi andavo a prendere il diagonale. È un insieme numerato e si può mettere una successione. Adesso vado a prendere, chiamiamolo Q con H, perché la N, qua stiamo in R. Siccome stavamo in R volevo usare la N, però la N lasciamolo meglio per R. Adesso vado a prendere A con H, fisso un epsilon maggiore di 0, abbastanza piccolo,
e vado a prendere A con H uguale Q con H meno Epsilon su 2 alla H, virgola, Q con H più Epsilon su 2 alla H. Allora, qual è la misura unidimensionale di A con H? Qual è questa misura? Questo è l'intervallo, è che sia aperto, semiaperto o chiuso, la differenza non c'è. Come si fa la misura di un intervallo in R? In R? B meno A. Epsilon fratto 2 elevato alla h meno 1, h meno 1, 2 epsilon meno 1. Adesso andiamo a fare l'unione per h che va da 1 a infinito degli agonali. Allora, questo qui certamente contiene Q intersecato 0,1, cioè contiene tutti i razionali 0,1. Tuttavia, allora questo qua lo chiamo A. Perché lo chiamo A? Perché un'unione degli aperti è sempre aperta, abbiamo visto l'anno scorso. Ok, ma la misura unidimensionale di A, come la potrò maggiorare? Beh, certo, io sto discorso lo devo ancora portare avanti, lo devo ancora finire, ma quando alla fine avrò dimostrato che quella che sto costruendo è veramente una misura, la misura deve essere numerabilmente additiva, quindi se gli insiemi sono disgiunti, se gli insiemi non sono per forza disgiunti, deve essere numerabilmente additivo, cioè la misura di questo sarà minore o uguale alla somma per H che va da 1 all'infinito di epsilon fratto 2 alla H. E questo quanto fa? Oh, epsilon lo porto fuori, questa è la serie geometrica di ragione 1/2 che comincia proprio con 1 perché 2 alla 0 fa 1, e quindi questo fa il epsilon. Quindi cosa abbiamo dimostrato? Cosa abbiamo dimostrato? Che se il mio discorso andrà a buon fine, quindi è una dimostrazione condizionata, quindi l'ho voluto anticipare un po', però per farvi capire, io cosa sto facendo? Guardate bene, qua c'è 0, qua c'è 1, qua c'è Q con 1, qua c'è Q con 2, qua c'è Q con 3, qua c'è Q con 4. Allora, cosa faccio? Prendo un intervallino di semiampiezza epsilon, poi il secondo prendo un intervallino di semiampiezza epsilon mezzo, poi qua epsilon quadro, poi qua epsilon ottavo, e vado avanti così. Certamente questi intervallini ogni tanto si sovrapporranno, per esempio se Q con 5 sta qua dentro, allora l'intervallino di Q con 5 sarà contenuto in quello di Q con 1, oppure magari sarà mezzo dentro e mezzo fuori, dipende da questa Q con 5, oppure sarà tutto fuori. Però che cosa succede? Quando vado a fare l'unione di tutti questi intervalli, certe volte posso anche uscire fuori da 0, fuori da 1, di poco poco, ok? Però quando vado a fare quest'unione, la sua lunghezza, se ce l'ha, e ce l'avrà, perché quello è un aperto, ce la deve avere, non può superare 2 epsilon. Allora, se io metto epsilon 0.1, la lunghezza totale di quella roba lì non può superare 0.... il primo era epsilon mezzi. Beh, se mi
ampiezza, la segna ampiezza del primo era epsilon mezzi, non era epsilon, perché alfa lo tiro dopo. E adesso mi trovo la lunghezza totale, allora questo non supera epsilon, il secondo non supera epsilon mezzi, il terzo non supera epsilon quarto, quando faccio la sua mi viene 2 epsilon. E che vuol dire? Che questo aperto contiene un sottoinsieme denso in 0,1. Vi ricordate che Q intersecato 0,1 stava sparpagliato dappertutto, non lo posso disegnare in realtà perché è denso, ma non contiene la chiusura di 0,1, cioè ci sta il grosso dei punti, sta fuori. Cioè se io qua ci metto 0,1, qua viene 0,2, allora tutti uno di questi intervallini al massimo è lungo 0,2 e tutto quello che non è coperto da intervallini è lungo 0,8 almeno. Quindi il grosso dei punti dell'intervallo sta fuori. Ma è un risultato assolutamente anti-intuitivo. Perché uno pensa, tu c'hai un punto X qua. Vabbè, ci sono dei razionali estremamente vicini a X. E vabbè, quando vado a fare l'intervallo di quelli coprirò x, no, perché magari questo è vicino a x, però diciamo, la semiampiezza è epsilon su 2 alla 100, qua ma vicino a epsilon su 2 alla 1000, cioè magari x non è coperto da nessuno di questi intervallini, e questi però punti, tra due punti che non sono coperti, chiamiamoli x1 e x2, ci stanno in mezzo altri punti che sono razionali e che quindi sono coperti da quell'unione. Quindi questo si dice che l'insieme dei punti che non stanno in A di 0,1 è totalmente sconnesso. Ma è totalmente sconnesso, cioè due punti, c'è sempre in mezzo roba che invece sta in A. Quindi i punti sono singoli quelli che non vengono coperti, no? Sono staccati l'uno dall'altro. Eppure, ciò nonostante, la misura totale, la lunghezza totale di questi punti è almeno 1 meno 2 epsilon. Chiaro? Quindi con attenzione che con le cose, con le unioni numerabili, eccetera, succedono cose strane. Qual è il motivo? Il motivo, ripeto, il risultato è anche intuitivo, quindi capire il motivo non è facile. Però sostanzialmente è che qui ti stai allargando, sì, prendendo insiemi che sono intervalli, sì, ma l'insieme di partenza è un insieme numerabile. Quello che non vai a coprire è un insieme non numerabile. Il non numerabile è molto più numerabile. Questo è vero che anche nel momento in cui faccio un intervallo, anche questo insieme è non numerabile, no? Però l'insieme di partenza e il componente sono numerabili. Comunque, così è. Cioè, non è che. Il risultato è questo. Quindi questo dà l'idea del fatto che adesso, se vogliamo dare la definizione di misura in generale, far funzionare le cose, perché io ho detto sempre che questa notazione è condizionata, dipende se il nostro discorso va a buon fine, per dare la definizione di misura per un insieme qualunque devo approssimare meglio. E chi mi può approssimare meglio rispetto ai primi intervalli? Qua, quando approssimavo con gli intervalli Q intersecato 0,1, da fuori l'unico intervallo che conteneva era 0,1. Però vedete, questo A non è proprio un insieme che contiene Q 0,1 intersecato 0,1, ed è un insieme che ha misura piccola quanto mi pare. Secondo voi la misura di Q intersecato 0,1, la misura unidimensionale, la lunghezza di Q intersecato 0,1, quanto deve fare? 0. Perché se è contenuto in un aperto di lunghezza al massimo 2 epsilon, la sua misura deve essere di meno, quindi se è al massimo 2 epsilon, epsilon arbitrario. Però questo mi dà un'idea in generale. Cioè, e che succede se io un insieme lo approssimo da fuori con un aperto? E da dentro come lo vorrò approssimare? Quali sono gli insiemi considerati? Gli aperti? I compatti?
Allora, questa è l'idea, ok? Però adesso la andiamo a scrivere. Quindi scriviamo, finiamo la definizione e poi facciamo una pausa se è l'ora e poi facciamo delle considerazioni. Allora, definizione e contenuti in RN e limitato, quindi facciamo prima il caso degli insiemi limitati. Si dice misura superiore di E uguale estremo inferiore delle misure degli aperti tali che A contiene. Poi si dice misura inferiore di E, estremo superiore delle misure dei compatti, A è l'aperto e K è il compatto contenuto. Un risultato che ho mancato di menzionare, lo scrivo qua. Allora, supponiamo di avere un compatto contenuto in A aperto di Rn. Allora esiste P plurintervallo tale che K è contenuto in P e contenuto in A. Questo qua chiamatelo teorema, proposizione, osservazione, non mi pare. È simile a quel discorso che facevo prima. Così io ho un compatto, un aperto. Vedremo tra poco, dovrò fare la distanza, quindi la distanza del compatto a un'unità dell'aperto è positiva. Quindi se io prendo intervalli abbastanza piccoli, ci sta un intervallo che contiene il compatto ma che non va fuori dell'aperto. Sono tutte cose che non dimostro perché no. Ok, allora vediamo un po' se riuscite a capire perché ho scritto questo risultato collegandolo a quella definizione. Secondo voi chi è più grande? La misura inferiore o la misura superiore? Guardate che la misura superiore è un estremo inferiore, la misura inferiore è un estremo superiore, così com'è. È simile alla situazione di Riemann, solo che di piano gioco, solo che le approssimazioni invece da fare da fuori e da dentro con i plurintervalli, le stiamo facendo da fuori con gli aperti e da dentro con i compatti, questa è la differenza. Gli aperti e i compatti sono molto più flessibili, perché possono essere insiemi molto più complicati per l'intervallo. Chi è più grande, la misura superiore o la misura inferiore? Evidentemente la misura superiore. Per quale motivo? Prendete un aperto contenente E e un compatto contenuto in E, ci sta un intervallo
in mezzo tra A e K, quindi la misura di A è sempre maggiore o uguale alla misura di K, e questo vale per ogni A che sta qua e per ogni K che sta qua. Quindi questi due insiemi sono separati. Allora, l'estremo inferiore del primo, questi sono i due sottoinsiemi, non è, cioè sono insieme, sono misure, quindi stiamo in E. Quindi l'estremo inferiore, allora, le misure di questi aperti stanno qua, le misure di questi compatti stanno qua, l'estremo superiore del primo, di quello di sotto, è minore o uguale all'estremo inferiore di quello di sotto. Può essere minore, può essere uguale. In questo caso, per esempio, è minore stretto. Secondo voi, quando si dirà che l'insieme è misurabile? Quando coincide. E si dice misurabile secondo le pecche se solo se la misura inferiore è uguale alla misura superiore e entrambe definiscono, coincidendo, definiscono la misura di E. Quindi per definizione questo mi dà la misura di E. Quindi chi è la misura di E? Coincide con la misura superiore o la misura inferiore quando quelle due, quei due valori sono uguali. Chiaro? Quindi l'insieme si dice misurato quando quei due valori sono uguali e il loro valore comune si chiama misura di Lebesgue. Ok? Poi andiamo a fare il caso in cui E non è limitato. E con l'ordine da n e basta. Si dice Lebesgue misurabile se solo se per definizione. E in terzo caso, per esempio, un insieme limitato. Ma qua basta mettere una successione di insiemi limitati qualunque che invade R. Per esempio, la successione delle sfere di centro d'origine è di ragione aperta, chiunque come lo fa. E solo se questo qua è Lebesgue misurabile per ogni R positivo. Quindi l'intersezione con ogni sfera di raggio R deve essere limitata. In tal caso si pone E la misura di E uguale al limite su R, per R che tende a più infinito, della misura di E intersecata V. Allora, perché siamo... Ecco, questo è un caso in cui la definizione è stata data a parte per un motivo tecnico. Il motivo tecnico è che se diamo la definizione senza scriverla, che è lì, si è limitato, le cose poi non andranno a funzionare. Perché non andranno a funzionare? Allora, ci sono insiemi non misurabili. Allora, prendiamo, supponiamo che siamo in R2. Allora, siamo in R2, guardate il semi di A di sopra, y maggiore o uguale a 0. Poi qua ci metto un insieme che non è misurato. Allora, quando prendo questo insieme qua, questo insieme chiamiamolo F, per dire che è brutto e cattivo, quando la misura inferiore di F, questa è limitata, la misura inferiore di F farà 0, mettiamo la misura superiore di F farà 1. Ok? Tuttavia, allora, il semipiano y maggiore o uguale a 0 sarà misurabile e avrà misura infinita. Questo
per esempio perché è un chiuso, per esempio perché è un aperto. Se sono misura B aperto, sono misura B pure chiuso. Chiaro? Allora, quindi che significa? Se io faccio, do questa definizione, qua gli aperti che lo contengono al coso di sopra ci sono e fanno infinito. I compatti che lo contengono ci sono, hanno misura finita, però stiamo superiore della misura dei compatti contenuti fa più infinito. Quindi per il mio semipiano y maggiore o uguale a 0, la definizione funziona benissimo, funzionerebbe benissimo anche dando il valore più infinito. Però questo insieme lo chiamate C, provate a fare C unito F. C unito F, se provate a dare quella definizione là, l'estremo inferiore da fuori viene più infinito, e va bene, è più grande di prima. L'estremo superiore da dentro, siccome viene C, è pure più infinito. E allora C unito F, se diamo quella definizione là, sarebbe misurabile. Vabbè, poi l'interse con i piani sotto mi rimane solo F e non è misurabile. Allora avrei l'intersezione di due insiemi misurabili che non è misurabile. E questo non va bene. Vediamo invece se do questa definizione qua. Se do questa definizione qua, quando io vado a intersecare con una certa sfera di raggio R, che mi succede? Che allora, questo semicerchio qua quanto mi fa? Mi fa pi greco mezzi R quadro come area. E la misura interna e esterna è uguale. Perché vedremo che la misura di Lebesgue estende quella di prima, qua la misura di prima c'è pi greco mezzi R quadro. Quando ci vado ad aggiungere F, la misura interna mi farà pi greco mezzi R quadro, la misura esterna farà pi greco mezzi R quadro più 1, perché qua la misura interna era 0, la misura esterna faceva 1. E quindi vediamo che questo insieme non è misurabile. Quindi C unito F intersecato di R per un certo R non è misurabile, allora vuol dire che C unito F non è misurabile. Quindi questo discorso di andare a fare le intersezioni con B0R è che se la misura dell'insieme è infinita, tu se c'ha dei pezzi non misurabili non te ne accorgi, a meno che non fai questa intersezione. Se la misura interna dell'insieme è più infinita. Quindi questo è il motivo per il quale queste due definizioni si devono dare separatamente. È vero che sono definizioni, però le definizioni sono in questo caso mirate al fatto che le cose potrebbero funzionare. Allora, in generale questo discorso l'ho toccato adesso e non lo tocco più, perché ripeto, per far funzionare tutto, tutti i dettagli, ci vorrebbero almeno 3-4 lezioni. Cosa vogliamo dimostrare noi? Vediamo che le sono. Cosa vogliamo dimostrare? Vogliamo vedere che con queste definizioni quella che noi abbiamo che quelli che noi abbiamo siamo andati a definire come insieme misurabili sono una sigmaggio e che quella che abbiamo definito è una misura, ok? Questo vorremmo dimostrare, ok? Tra l'altro sarà una sigma algebra che deve contenere gli insiemi aperti. La chiameremo sigma algebra di Borelliana. Insieme misurabile secondo il Borel. Sigma algebra, scusa. La andiamo a definire la misura, si chiamerà sigma algebra di Borelliana. La più piccola sigma algebra contenente gli insiemi aperti. Si dimostra che esiste. Ok, naturalmente noi, ripeto, non abbiamo il tempo di fare tutto ciò e non abbiamo la possibilità di dedicare 3-4 lezioni solo a questo. Però, quindi me la cavo nella prossima ora, però le proprietà fondamentali le voglio far vedere, cioè i 2-3 passaggi fondamentali. Allora, farò vedere questi 3 passaggi fondamentali. Che la misura è subadditiva quando prendo due compatti disgiunti, cioè superadditiva. Cioè che significa? Che se prendo K1 e K2 disgiunti, la misura dell'unione è maggiore o uguale
della somma delle due misure, cioè è uguale. Però a me interessa dimostrare maggiore o uguale. Poi dimostrerò che se prendo due aperti a 1 e a 2, anche che si intersecano, la misura dell'unione è minore o uguale alla somma delle due misure. Quindi in questo caso la misura è subadditiva sugli aperti, sull'unione finita degli aperti. A quel punto prendo un'unione numerabile e sono in grado di dimostrare la disgiunta a 2 e 2 e sono in grado di dimostrare la numerabile di 2. Ok? Naturalmente ci dovrò mettere qualche ipotesi tecnica, quando farò un'unione numerabile farò che l'insieme unione sia limitato, insomma, per non andare a fare cose strane. Però poi il resto, tutto il resto sono attività che, ripeto, richiederebbe 3-4 lezioni, ma sono attività meno importanti. Cioè, i punti chiave sono quelli che andrò a fare nell'ora successiva. Ok? Stacco un po'. Thank you.